nel 2018, durante la stesura del mio primo libro, ricevo delle intuizioni, che qualcuno può chiamare canalizzazioni. Queste intuizioni, visioni, queste canalizzazioni mettevano insieme di fatto quello che sono tecniche e una modalità, una filosofia che viene dal Giappone, con tecniche, filosofie e modalità che vengono dal Mesoamerica. Questi due aspetti, questi due mondi che si incontrano in una tecnica che ho perfezionato nell'arco di 2 anni e che oggi chiamo il tocco del mago. Si può sviluppare a coppie, in gruppi o anche individualmente. Questa è stata molto emozionale, particolare e soprattutto rilassante, con un flusso di energia che non credevo ci fosse. Sono partito un po' scettico, ma invece mi devo ricredere. E la convivialità delle emozioni, il gruppo. Di solito i trattamenti sono sempre singoli e massimo in coppia, ma sono molto rari. Quindi c'è una concentrazione, invece così c'è la convivialità, c'è una distribuzione dell'energia, delle esperienze, delle emozioni degli altri. Di fatto quello che faccio è mettere le mani su alcuni punti del corpo che chiamo i chakra del tempo e questo permette di andare a sbloccare memorie, andare ad alleggerire il corpo e il nostro sistema. Di fatto questa tecnica porta quello che serve alla persona, al tempo presente. Molto rilassante, molto piacevole, sì. Ti consente di fare un rilassamento in modo lucido, cioè non stai dormendo, ma è come se tu ti staccassi dal tuo corpo, quindi è una cosa molto particolare e molto piacevole, cioè ti permette di viaggiare. Quindi, per esempio, ho notato che alla fine di questa pratica puoi aver recuperato 3 ore di sonno, puoi contemporaneamente aver fatto un viaggio, qualcuno direbbe un viaggio astrale, diciamo entrare in un mondo dei sogni, notare che possono accadere delle cose mentre il tuo corpo si rilassa, avere delle immagini, delle visioni. Ma è stato strano, perché sicuramente la fase di rilassamento è la prima cosa che ti colpisce. Io non ho avuto visioni, ma sono stato avvolto da un fascio di luce. A volte erano dei vortici, a volte era che partiva dai piedi della mia compagna di viaggio e fino a raggiungere il mio cuore, o a volte era una sensazione di essere come una coperta. Poi ognuno di noi vivrà delle proprie sensazioni, quindi non quella che è stata per me può essere un'esperienza diversa per te. Soprattutto nell'arco dei giorni successivi potresti notare dei flash del tuo passato che arrivano e se ne vanno. Se questo accade, vuol dire che hai lasciato andare il carico emotivo legato a quei ricordi. Questi sono soltanto esempi di quello che può darti questa tecnica. E con le video testimonianze che vedrai o che hai visto, avrai altri feedback di quello che può darti questa tecnica, perché di fatto ognuno può avere qualcosa di diverso in base a quello che ha bisogno il suo organismo in quel momento. Quindi l'esempio poteva essere, come ti ho detto prima, aver recuperato 3 ore di sonno nell'arco della giornata, quindi avere una grande sensazione di rilassatezza, benessere. Immagina di essere in spiaggia con le onde del mare che arrivano sulla spiaggia vicino a te e quella sensazione di rilassatezza, magari ti fai anche un sonnellino e ti risvegli riposato, ristorato, in piena forma. 40, 50, anche 60 minuti di questa tecnica ti portano in quello stato, per esempio. E mentre il tuo corpo si rilassa, si ricarica, si rigenera, tu puoi vivere, il tuo stato di coscienza può vivere delle sensazioni anche ulteriori, che faccio fatica adesso a descriverti con questo video e proprio per questo ti invito a sperimentarlo in prima persona.